Ciao, eccomi con un nuovo video. Non sono sparita, sono di nuovo qui. Sono soltanto scappata per un po' di tempo, per una decina di giorni al mare, perché ho avuto questa fantastica opportunità di poter partire proprio subito, appena ho terminato il mio lavoro, e quindi non me lo sono lasciato ripetere 2 volte. Ho colto questa occasione al volo e sono andata a riposarmi un po', a rilassarmi un po', anche perché per me è stata un'annata veramente pesante, sia per quanto riguarda il lavoro soprattutto, ma anche un po' la salute e lo studio, e quindi ho avuto proprio la necessità di riposarmi un pochino. Allora, torno con un video da me molto molto amato, che è quello in collaborazione con Lara My Carly Colors. Ciao Lara, finalmente ce l'ho fatta a girare questo video. Purtroppo tra i vari impegni, appunto soprattutto del lavoro, il mese di giugno è stato per me un po' difficile da gestire per quanto riguarda i video, soprattutto gli ultimi 15 giorni del mese. Infatti i video che ho pubblicato li avevo girati un pochino di tempo prima. Invece adesso finalmente sono qui, sono tornata a salutare i gatti anche per alcuni impegni che avevo, e quindi ho deciso di approfittare di questa giornata, tra l'altro caldissima, per girare il video. Questa volta abbiamo deciso di parlarvi di alcuni prodotti della Neve Cosmetics. Come sapete, la Neve è un marchio italiano che fa soprattutto prodotti che riguardano make-up, però ha anche prodotti che riguardano la skincare routine. Allora, in questo video vi parlerò solamente di make-up e in particolar modo di 3 matite, 2 matite labbra. Però una vi spiegherò, non la uso soltanto per le labbra, e una matita occhi. Allora, il primo prodotto, la prima matita che voglio mostrarvi è questa Due Baci. Vi ho già parlato di questa matita, ma non in maniera approfondita, proprio perché volevo riservare tutte le cose che avevo da dirvi, che ho da dirvi per questo video. Allora, questa è la colorazione Incognito ed è la prima matita Due Baci che ho acquisto, quindi non ne ho acquistate altre. Come voi sapete, io amo i colori abbastanza scuri sulle labbra, o comunque non il classico rosso acceso che si usa sulle labbra. Quindi mi piacciono molto i rosa caldi, così come i rossi un po' più scuri. E devo dire che questa matita mi è piaciuta tantissimo. Come sapete, la Due Baci è costituita da 2 punte diverse che hanno 2 colorazioni diverse. C'è la parte più doppia, che è questa, che ha un colore più scuro, che in teoria servirebbe per riempire le labbra. Eccolo, ve lo avvicino un po'. Mentre la parte, quella con la punta più sottile, è un colore leggermente più chiaro, e tra l'altro è quello che ho indosso oggi, questo, che dovrebbe servire per il contorno labbra. Allora, io non sono solita fare il contorno labbra di un colore e poi riempire le labbra con un altro colore, e soprattutto non perdo molto tempo con le mie labbra. Da quando ho scoperto soprattutto questi matitoni, sono felicissima perché tengono molto, non seccano troppo le labbra e posso tranquillamente fare il contorno e riempire. Ok? Poi sono abbastanza cremose, però non hanno quella cremosità che è tipica di un rossetto, quindi non sbavano velocemente, mantengono molto il colore. Rimangono abbastanza pigmentate, e nel momento in cui vanno via un po', scoloriscono un po', lasciano un effetto molto molto naturale, che però a me piace tantissimo. Allora, io ho usato all'inizio, appena l'ho acquistata, soprattutto mi pare nel mese di aprile, nella primavera, diciamo, il colore questo qui più scuro, quindi la parte quella un pochino più doppia, che è quella che vi ho mostrato all'inizio, questa qui. Invece, ultimamente sto utilizzando, forse perché sono un pochino abbronzata, prevalentemente la parte, questa qua, che è leggermente più chiara ed è soprattutto leggermente più, secca, tra virgolette, quindi dà un effetto matte sulle labbra, si tiene molto e come colore mi piace tantissimo. Io spesso, soprattutto la parte quella più chiara, quella, appunto della matita più sottile, la utilizzo in combinazione con il burro labbra della Bars Bees, quello Hibiscus, che è leggermente rosato, e danno insieme un effetto molto molto bello, molto naturale,
che però in qualche modo colora il viso, lo rende più fresco, più particolare. Quindi come combinazione mi piace tantissimo. Allora, io ripeto, questa è stata ideata come tipo di prodotto, è stato ideato per avere un contorno labbra e una parte invece che serve per riempire le labbra. Io comunque vi consiglio di utilizzarle o mixandole. Ad esempio oggi l'ho sfumato un po' insieme, ho usato prevalentemente la parte più chiara, però mi capita spesso di sfumarla anche con la parte più scura, oppure appunto direttamente coprendo tutte le labbra con un solo colore. Ora, io inizialmente non avevo capito che fossero poi così diversi questi colori, anche perché, ripeto, siccome mi sono trovata molto bene con la parte più scura e pensando che fossero uguali, io l'ho usata proprio veramente a raffica quasi tutti i giorni, o comunque molto molto spesso, concentrandomi prevalentemente sulla parte un po' più doppia perché è più facile da stendere, in quanto essendo appunto la punta più spessa, copre in maniera più veloce tutta la zona delle labbra. Anche se in realtà appunto per fare il contorno, comunque per delineare, le labbra, dovevo comunque sempre temperarla. Però ripeto, non sono solita a perderci troppo tempo, nel senso non mi piacciono le labbra perfette. Non lo so, una cosa un po' strana. Preferisco le labbra non perfette, cioè con il contorno perfetto, addirittura mettere, non lo so, tipo il correttore o la matita perfettina, insomma, queste cose qua che sicuramente sono molto utili per non far sbavare il rossetto o la matita. Però che per come sono fatta io di carattere in generale, per come uso io il make-up, secondo me non sono innanzitutto necessarie e poi non mi piace appunto avere le labbra perfette come se fossero un adesivo messo lì sul viso. Anzi, se sono un po' scolorite e il contorno è leggermente sfumato, io lo preferisco, almeno per quanto riguarda la mia fisicità, la mia fisionomia. Avendo comunque un viso non poi così delicato, quindi ho degli lineamenti abbastanza duri, mi piace di più portare labbra dall'effetto un po' più naturale, diciamo così. Quindi io ve lo consiglio tantissimo questo tipo di prodotto, non conosco gli altri colori, quindi non so se hanno la stessa stesura, la stessa durata, se sono confortevoli come questo, però il colore incognito è veramente bellissimo, sia per le peli più chiare, se appunto per le pelli leggermente abbronzate o comunque di tonalità un po' più scura, perché comunque adesso che sono un po' più colorita, un pochino abbronzata, sto notando che mi piace moltissimo comunque anche il colore sulla pelle un po' più abbronzata. Aiuto, la seconda matita è sempre una matita labbra ed è una pastello, una famosissima pastello appunto della Neve Cosmetics. Questa è la color cappuccino. Ed è un colore naturale che a me piace tantissimo. Allora, io di solito ho sempre usato quella naturale della Avril, con cui mi sono trovata molto molto bene, che però ha un sottotono un po' più aranciato rispetto a questa, pur chiamandosi cappuccino. In realtà ha un sottotono abbastanza rosato e questa qui sotto spero non si confonda con quella su, perché sembrano quasi simili, in realtà sono completamente diverse. Anche questa ha una stesura molto confortevole, pur essendo leggermente secca, quindi bisogna idratare molto le labbra, aspettare che appunto il burro labbra faccia effetto e venga assorbito appunto dalle labbra. Sto vedendo adesso in effetti che si chiama cappuccino rose. In effetti è un color cappuccino naturale, un colore neutro, che però tende leggermente al rosa. Però non è quel rosa malva che sul mio viso sta male. Allora, è un colore che a me piace tantissimo, soprattutto abbinato a quel burro labbra colorato che vi ho già detto prima, quello della Burt's Bees che si chiama Hibiscus. Sono veramente una coppia vincente, a me piace da morire, come combinazione di prodotti. E da qualche giorno sto notando che mi piace molto utilizzata sugli occhi. Ho provato qualche giorno fa ad utilizzarla come posso dire, come eyeliner, sia così visibile, sia leggermente sfumato e con l'abbronzatura mi piace tantissimo. Anche questo rimane abbastanza sulle labbra, io però non faccio testo perché sono una persona che, non
lo so, mangio, mi tocco, metto il burro cacao, cioè veramente non sono la classica persona che fa durare il trucco tutto il giorno, però devo dire che entrambe hanno sia una stesura, sia una coprenza, sia una durata che per me sono ottime. Poi ripeto, a me non piace il rossetto che rimane perfetto tutto il giorno, anzi, una volta steso e non vedo l'ora che vada un po' via e che rimanga sul viso un effetto un po' più naturale, un po' più da combattimento, diciamo, un po' più vissuto, è più adatto al mio modo di vivere il make-up. Allora, l'ultima matita di cui voglio parlarvi è una matita diciamo. Quelle erano matite assolutamente sì promosse e penso proprio che una volta terminate le riacquisterò. Questa non lo so perché, allora è un colore che a me piace da morire, ve lo mostro, vi dico anche il nome, forse è meglio, si chiama Color Bosco. In realtà a me non fa pensare affatto al bosco perché è un verde acqua molto molto acceso, intenso e allo stesso tempo chiaro, quindi non è un verde scuro. A me il bosco, non lo so, fa pensare più a un verde più scuro piuttosto che questo. Comunque, questo è il nome, questo è il colore. Come vedete è un colore molto molto acceso. Allora, io per anni, soprattutto il periodo dell'università, mi sono truccata con matita vinaccia sopra o con una linea ben delineata o leggermente sfumata e questo colore sotto, in realtà anche dopo l'università. Comunque era il mio trucco, diciamo passepartout, che mi piaceva utilizzare più spesso, con cui mi trovavo più a mio agio, diciamo, sia per il colore degli occhi sia in generale per l'incarnato. Mi trovavo molto a mio agio con questo tipo di make-up. Ora, cosa è successo? Ho abbandonato da un bel po' ormai quel tipo di make-up e sono passata più ai colori naturali, quindi mi piacciono tantissimo appunto i nude, tutte le sfumature del marrone, dal terra bruciata, al neutro, al nocciola e anche colori un po' più freddi. Quindi questa l'avevo acquistata in realtà per provare a riproporre al mio viso quel tipo di make-up che mi era piaciuto tanto negli anni passati, però mi sono resa conto che questa matita è molto molto cremosa. Pur essendo molto scrivente, è cremosa e cola tantissimo, quindi se voi volete acquistarla per utilizzarla come base ombretto da sfumare, ve la consiglio, secondo me può essere ottima perché è davvero morbida. Se invece voi la volete acquistare come ho fatto io per utilizzarla nella rima inferiore dell'occhio, quindi per dare quell'effetto, no, cajal qui, che dovrebbe mantenersi perlomeno fisso, perlomeno in inverno, non ve la consiglio perché l'ho usata sia in estate, ho provato ad usarla sia in estate che in inverno, appunto qui sotto l'occhio, praticamente sono ritrovata la matita fino sugli zigomi, quindi veramente tende a sciogliersi in una maniera incredibile, quindi non ve la consiglio. Io ora non sono solita da un po' di tempo a questa, da un po' di anni a questa parte a fare trucchi molto molto colorati, quindi poi in realtà non l'ho usata più, non ho provato ad utilizzarla sulla palpebra mobile, però visto che è estate è possibile che io non so, abbia voglia di provarla in questo modo. Quindi questa per me è una matita mi, non per il colore, non per la stesura che è molto comoda, molto morbida, il colore è bellissimo, ma per la durata, perché si scioglie molto facilmente. Quindi ripeto, questa è la Due Baci color incognito, promossissima veramente. Se io avessi acquistato questa subito, avrei tranquillamente fatto a meno dei rossetti La Vera che vi ho mostrato un po' di tempo fa in uno dei miei ordini Ecco Verde, appunto, che avevo scelto perché avevo necessità di un rosso molto scuro. A tornare indietro non li riacquisterei, sia perché ho speso tanto, sia perché comunque ho trovato il prodotto perfetto per le mie labbra questa. Poi la pastello cappuccino rose, mi piace tantissimo. L'unico difetto di queste pastello è che il tappino si rompe molto facilmente, cioè si spacca. Ora, o io ho la potenza nelle braccia e sono un po' forzuta e un po', non lo so, un poco delicata quando io le riattacco, o comunque entrambe si sono spaccate molto facilmente, ma da subito, cioè non è che ho dovuto utilizzarle poi così tanto tempo. Già dopo poche applicazioni ho notato che appunto questa plastichina, forse essendo molto molto sottile, tende a spaccarsi facilmente, quindi dovrò mettere lo scotch
altrimenti poi si rovina il prodotto. Allora, con il caldo, l'afa e una bella sudata che sto facendo, vi saluto, saluto Lara, vi consiglio di andare a vedere i suoi video, a me piace tantissimo seguirla, soprattutto per quanto riguarda le recensioni, perché come vi dico sempre è molto precisa e dà un quadro generale ma allo stesso tempo dettagliato dei prodotti, quindi se appunto cercate un prodotto, volete farvi un'idea. È veramente molto utile seguire le sue recensioni, ma non solo per questo, anche perché è una ragazza molto solare, molto simpatica, che a me piace tanto seguire e mi piace tantissimo collaborare con lei. Quindi io Lara ti saluto, sono curiosissima di vedere che prodotti mostrerai e se li promuoverai o meno. Vi saluto con un grande bacio, spero di tornare prestissimo. A presto, ciao!